vedete, questo è un libro del 500, 1500, la data 1563, e si vede. Allora, metti il microfono, accendi il microfono. No, allora, questo diceva il libro del 1563, se vedete, allora c'è scritto solo paga di Santo Martino, solo paga di Santo Martino, vedete? Questo qui. Poi l'altro, vedete? L'altro libro, questo è del 1644 e c'è ancora solo. Di nuovo sono paga di San Martino. Questi numeri che vedete a fianco è la numerazione dei fuochi, cioè delle famiglie. C'è la vecchia e la nuova. 125 era la vecchia, che diciamo doveva essere intorno agli inizi del 600, e 146 quella successiva, quindi questo era il numero delle famiglie. Buonasera, innanzitutto mi scuso per il ritardo che ho fatto, ringrazio di aver aspettato, ringrazio gli organizzatori dell'Antica Chiesa San Martino, perché è bello che dopo due anni di pandemia finalmente riusciamo a riorganizzare la Chiesa di San Martino, riusciamo a stare un po' a rivivere questa tradizione fondamentale che sono qua, il nostro patrono, questa cosa importantissima, essendo radicata così tanto alla cultura agraria e il nostro paese spunta sul vino, sulla cultura agraria. Sono molto felice di questa festa che si è organizzata. Ringrazio naturalmente il Comune per la disponibilità, che penso che l'area abbia dato la possibilità di oggi essere con noi. E diciamo che ho fatto questo incontro più che altro in modo informale, perché appunto io ho chiamato dialogo e interpretazione degli antichi resti che stesso San Martino. Perché più tarda delle suggestioni che ho, che sono anche in corso di studio, che noi fatto in corso di studio, che voglio anche discutere un po' con voi per vedere, insomma, se effettivamente sempre all'interno dei nostri testi, dei nostri cose, dicono sempre crescendo normanno, diceva sia di Annacchino che Riccardo all'inizio del secolo scorso. Però di normanno cosa abbiamo in realtà? Niente, si può dire. Anche tutti quanti noi siamo cresciuti un pochettino sapendo bene o male che solo quali sono diverse attestazioni romane. Cioè l'abbiamo visto un po' dappertutto, anche chi è andato un po' in campagna ha visto che ci sta comunque il mausoleo romano primo avanti a Cristo, che sta in prossimità dell'antico percorso viario che collegava quindi l'articolo che collegava Teanum e Beneventum, ma non solo, si trova lì proprio perché probabilmente ripartiva l'altro tratto che andava verso lo Ien e quindi anche verso la parte di Benevento per Torpo Gaudio. Bisogna dire che quello era quel monumento che voi vedete, pensate, è la tomba di un mercante di maiali, un mercator suarius, che doveva essere molto importante a tal punto da avere la tomba su una strada di passaggio. E la lapide che ricorda questo fatto era a Santo Stefano, nella strada provinciale, poi fu recuperata dall'avvocato Giulio Annotti e adesso si trova presso il Museo Versani, che è un epigrafe che ricorda questo signore. Sì, diciamo che ipotizzabile che sia del mercato suario, perché effettivamente è stato un po' lontano. Dovrebbe essere anche altre tombe che si pensa. Pensa, sì. Bisogna sempre essere un oppure anche la cosiddetta caverna degli briganti, che in realtà la cisterna romana, che molti vedono soltanto un solo cornice, cioè una sola navata, ma in realtà sono due, di cui una è completamente coperta ed è questa parte qui che si vedono innanzitutto le cose che spuntano fuori, che sono i soggettanti, le istruzioni che spuntano fuori, e tutta questa parte qui è quella che sta a Santiago. Santiago. No, è quello che vedete, perché è questa romana che si vede come questa,
che insomma tutti conoscono. E invece per la parte medievale, abbiamo diverse attestazioni, ma sono più che altro dei piccoli indizi che ci danno di sviluppare nel periodo medievale. Ad esempio i toponimi possono esserci utili, ad esempio la Sana è un tipico toponimo di epoca longobarda che indicava probabilmente la residenza padronale della Curtis oppure il luogo della raccolta di dati alimentari da dare al padrone. E c'è anche corte normanna, corte nuda, mi sa che sta vicino al fiume, tra l'altro, che è un altro toponimo che ci dà attestazione longobarda. E di epoca longobarda era presente un capitello, un pulvino in realtà, che era proprio qua vicino, a Via Procusi, in prossimità dell'ex carcere. Purtroppo nei lavori, penso 2009-2008, comunque fino al 2002 era ancora presente, perché il professor Cielo, che voglio anche ricordare che è scomparso quest'anno, lo cita nel suo articolo proprio del convegno del 2000, pubblicato nel 2002, e vedete come questo capitello di epoca longobarda ricorda molto, questi qua sono presi dal chiostro Santa Sofia a Benevento, ed era un'attestazione fondamentale del Solopaca che adesso non c'è più. Ma non è che è stato coperto? No, ci hanno messo un lastrone di pietra, di marmo, così, giusto per... Dal 2011 già non c'era più. Una cosa bella, però ci hanno messo la pietra, dice, qua questo forse è importante, mettiamoci qualcosa che la gente non se ne accorge. Poi, di altro abbiamo, per età invece basso medievale, abbiamo altri elementi, degli altri indizi, che sono il capitello composito basso medievale che si trova nel San Mauro, con la quale ci hanno fatto quella fonte battesimale, oppure dei bassorilievi tracci di vite che sono stati riutilizzati poi in località La Taverna. All'interno poi della taverna. E probabilmente facevano parte dell'antica chiesa di San Giovanni. Sì, perché il traccio di vite è liturgico. Esatto, lo chiamo liturgico. Però, altri testi che sono stati sempre utilizzati, sia da Giannacchino, sia ripresi anche da Riccardi e anche ultimamente, in realtà sono stati un po' confutati da Cielo all'inizio del 2000. Perché nell'elenco dei beni di Bodone, dove si parla di Castralis e Santi Ioannis, in realtà è molto più probabile che sia già sanitica. Anche perché di Santi Ioannis si sente adesso occupata dalla sua appartenenza a Solopaca, invece qui si dovrebbe uscire proprio se fossero assassinati. Nel cronico Volturnense dell'XI secolo, il famoso coso del piccolo zoppo, in realtà in Caparza e Ipsa e Ittrida Putte dell'Alesia è da identificare il territorio di Penne, quindi siamo una zona di Chieti in Abruzzo, quindi non abbiamo né attestazione né per il IX secolo né per l'XI secolo, e anche la chiesa Sant'Angelo in Caprara o Caserca Caprara doveva essere nei possedimenti di Bugone Infante dell'XI secolo, che è una zona della Fortore, da parte di Vescovanita possiamo dire, dove poi 100 anni dopo si prepareranno le truppe di Carlo d'Angiò contro Monte. Su questa cosa vorrei solo aggiungere una cosa, che queste denominazioni, Capriglia, Procusi, sono state spesso interpretate in modo fantasioso. Per esempio, queste sono sicuramente da legare all'allevamento delle pecore ai Procusi e delle capre a Capriglia, grosso modo, no? Perché la parola Procusi dovrebbe derivare da Pecusi, cioè da Pecus, che significa pecora. E questo è anche nella tradizione nostra, che ci sono stati negli ultimi anni più pastori di pecore ai Procusi e di capre a Capriglia, probabilmente, perché quello che dice il vescovo Giannacchino, che il villaggio Procusi sarebbe un villaggio chiuso, per cui Procusi deriverebbe da precludere, è una cosa proprio del tutto fantasiosa, che non trova risposto. Sì, infatti è per quello, cioè, utilizzando poi così, ricordiamoci che Giannacchino comunque ha fatto un gran lavoro per essere stato ormai 100 anni fa, quindi bisogna anche ricontestualizzare tutto. E allora, cosa abbiamo che ci può dare la manifestazione di Solopaca, proprio come toponimo e come citazione anche all'interno dei epigrafi? È Carlarus Baronarum del XII secolo, nel 1150, è la prima menzione di Solopaca, Solopaco.
che era guidato il conte di Caserta insieme a Telese e tutta la zona al di là, diciamo, più verso Caserta, perché di qua invece c'erano i San Framondo, la zona di Guardia, Cerveto, e anche l'Obbio di Santo Spino, nel XVII secolo, con Santi Ioannis e suo Copaca, qui si cita proprio Santi Ioannis, che appartiene appunto a suo Copaca, o Castro Solopate e Castro Solopacis, e qui siamo nel 1300, quindi siamo nel XIV secolo, e da notare che adesso si usa Castro, quindi è già un indizio indicativo che a Solopate c'è la presenza di un castro, di una caserma, di un elemento militare. C'è uno studioso che dice che in realtà Castro dal XIII secolo può anche indicare residenza padronale, quindi le possibilità che ci siano anche stanze signorine all'interno del castello. E quali altri indizi abbiamo materiali della datazione del castello? Abbiamo una bifora che è presente nel vico primo castello e che è un po' abbandonato purtroppo e anche mezza distrutta, che è simile, molto simile, alla bifora di epoca angiolina che si trova a Topocaulo. Vedete come sono uguali, stessa tipologia di tufo, stessa tipologia stilistica, e anche perché, come Antonio, l'ultimo articolo che ha scritto Antonio, tra l'altro sul storico del Sannio, c'è una forte connessione tra Solopaca e tutta l'area montana. Infatti, come è strutturato Solopaca, era più in asse nord-sud che in est-ovest, in principio. Anche se vedete l'orientamento della chiesa di, appunto, dei Sette Dolori e della chiesa di Santa Maria, l'orientamento è più verso la strada che va per la Pretura piuttosto che via Roma, perché appunto è una strada che di progetto successiva e segue anche tra l'altro via Pamonti. Quindi c'è proprio più questa connessione con la parte montana, e vediamo anche nella scelta architettonica, piuttosto che di salire alla, come vedevamo prima, all'epoca normanna. Però vogliamo quindi eliminare tutta la possibilità che ci sia stata un'attestazione più antica nel castello di San Martino? Beh, è difficile dire, anche perché, come vedete, questa foto fatta dal drone, purtroppo il castello di San Martino è stato fortemente immaginato nel corso del tempo, specialmente nel 1878, quando hanno fatto la strada e hanno abbattuto le mura che erano rimaste, perché probabilmente c'erano ancora le mura del castello. È difficile dire, perché non solo, spesso quando hanno ricostruito il castello, l'ho messo un po' più avanti, facevano sempre collimare con la parte delle abitazioni, ma in realtà la maggior parte delle abitazioni si sono addossate alle mura del castello, l'hanno utilizzato per un supporto in più, quindi dovrebbe essere più dritto che circostante, che circolare. Come possiamo vedere, poi nel 1800 sono state edificate diverse case, tipo questa qua è la casa dove adesso c'è i resti della torre sud-ovest, e appunto qui c'è stata la chiesa di San Martino, tra l'altro, come prima. E da notare anche una cosa particolare che mi piace molto, questa tecnica del rinfazzo, che questo stucco particolare fatto con la paglia e con l'argilla, che è ripreso sia sulla chiesa madre che sul palazzo ducale. E questa è l'unica casa che ho trovato, tra l'altro, ancora solo da questa tecnica, che è proprio quella che è al fianco, che fa parte del castello, la faccia al castello. E questa non deve essere indagata. Quindi, tornando a noi, nell'anno 1738, un notaio anonimo, redige per il conte Stella, che prende il feudo da Cerro Rimandi, un elenco dei beni, tutti i compagni che si trovano. E vediamo che dice che appunto Solopaca ha un sacco di quartieri aperti, aria aperta, a riserva di un quartiere che è tutto murato con quattro torrioni e le quattro contorni, chiamato la Torre di San Martino. A me questa cosa mi è sempre un po' incuriosito, la Torre di San Martino. Adesso, negli ultimi 10 anni, sono stati effettuati gli scavi archeologici a Cerreto San Mita, nella parte del donjon di Cerreto, del castello di Cerreto, dei Cerri Mandi. Sono stati ritrovati appunto il donjon, che è una torre circolare molto grande, ed è il primo nucleo, diciamo, abitativo da parte dei normanni, queste motte, come sono anche in Nord Europa, che naturalmente è molto più grande, però ricorda la torre sud-ovest del nostro castello, che è la torre più grande rispetto alle altre torri che ci sono,
e non solo, ma a fianco è stata trovata una chiesa risalente già dalle fonti epigrafiche al X secolo, è la chiesa di San Martino a Cerveto. E come abbiamo visto anche poco fa, come ha detto anche Salvatore, in prossimità della chiesa della Torre Sud-Ovest è presente forse l'antica chiesa di San Martino di Solopara. Questo confronto quindi non ci dice che effettivamente potrebbe essere di epoca normanna, però l'unico modo per saperlo, per sconfessare tutto questo, perché il castello si sa che è addirittura angioina, le torri sono angioina, però effettivamente la torre non viene soltanto una parte, la porzione, non vedi neanche che si spangia tanto con la parte controconico, che è tipico di angioina, come sono le altre. Quindi, se uno potesse effettuare uno scavo archeologico e salire ai stati buoni che sono in prossimità della torre sud-ovest, potrebbe indicare l'esatta datazione della fondazione della torre e del castello di San Martino. Quindi sono dilettato un pochettino a fare un 3D, però forse si vede meglio. Anche per far capire la grandezza del nostro castello. Come si vede, questo era l'ingresso a nord, probabilmente la vicina stanza delle guardie, e questo era dove esserci l'ingresso principale verso occidente. Vediamo che la torre è molto più grande rispetto alle altre tre torri, e naturalmente aveva un diametro maggiore e quindi anche presumibilmente anche un'altezza maggiore. Esatto, è la torre San Martino, esatto, e con a fianco la chiesa di San Martino. Però è quello, siccome ci vedo già abbiamo attestazioni di epoca normanna del XII secolo di una torre col palazzo di chiesa San Martino. Queste sono indagini recenti naturalmente. E appunto è probabile, non ci metteremo sul fuoco, ma se si potesse effettuare uno scavo archeologico potremmo avere almeno attestazione di epoca normanna di una parte del castello. E con questo vi ringrazio, soltanto una chiacchierata informale con delle nuove supposizioni che possono venire fuori dagli studi futuri.